Buongiorno. Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questa giornata lunga, spero anche molto interessante. Io vi ringrazio di essere qui presente, pronti ad ascoltare questi interessanti interventi che quest'anno i nostri relatori ci porteranno con un alto contenuto di valore e veramente contenuti molto interessanti. Questa è la 13ª edizione del PM Expo. L'anno scorso l'Istituto Italiano ha fatto 18 anni di esistenza e insomma in 18 anni abbiamo portato avanti 13 edizioni di questo evento che come ogni anno ci dà sempre grandi soddisfazioni e una ricca presenza che insomma l'Istituto ringrazia voi della vostra presenza costante tutti gli anni. Vi ho parlato di contenuti e quindi faccio una breve riassunto di quello che si farà in questa giornata. Parleremo di project management, quindi affronteremo argomenti su cui andremo ad approfondire un po' la cultura del project management. Si parlerà poi della gestione di grandi progetti, avremo tre illustri relatori che ci faranno vedere come è possibile attraverso tecniche di project management migliorare le performance e raggiungere più facilmente gli obiettivi di progetti con alto grado di complessità. Affronteremo lo sviluppo delle soft skills facendo un focus sulla leadership, sulla gestione del conflitto e la parte di team building, che sono sempre tre elementi abbastanza permanenti e costanti durante la gestione di un progetto. Poi abbiamo degli interventi che chiaramente saranno oggetto, che è quello che è un po' il filo conduttore di quest'anno del PM Expo, cioè interventi che parleranno e ci guideranno un po' sul mondo dell'intelligenza artificiale. Vedremo se effettivamente questo strumento può essere considerato o una minaccia oppure un'opportunità e anche capire che livello di maturità questa intelligenza artificiale ha raggiunto nel dominio del project management. Quest'anno poi non mancheranno i workshop, come tutti gli anni dedichiamo delle sessioni un po' più pratiche che mettono anche voi protagonisti di qualche momento piacevole di scambio culturale, di scambio di opinioni, quindi fare un po' un'esperienza sul mondo del project management. Abbiamo anche aumentato un pochino l'offerta, quindi ce ne saranno sei contemporanei in parallelo, come tutti gli speech anche che saranno presentati nelle varie aule. In effetti le aule sono questa qui, la plenaria, come chiamata Sala Fermi, dove ci saranno degli speech. Altri speech saranno invece fatti nelle sale sopra, quindi ci si raggiungono attraverso i corridoi paralleli a questa plenaria. Ci saranno le indicazioni a terra, quindi non vi dovreste perdere, come l'anno scorso è stato un po' più complicato raggiungere le sale, abbiamo messo indicazioni a terra, indicazioni verticali, quindi su ogni sala troverete dei pannelli con il nome della sala e con il programma che c'è in ogni sala. Poi vi voglio dire che quest'anno c'è da fare una particolare attenzione sulla parte dell'accreditamento. Adesso voi vi siete accreditati passando il vostro QR code in ingresso. Quest'anno, come avete visto in fase di registrazione, le PDU per poter mantenere le certificazioni saranno date basandosi sul tempo che si è presenti dentro l'evento. Quindi quando deciderete di andare via, fate attenzione a scansionare anche il QR code in uscita, in modo tale che abbiamo il numero di ore in cui sarete state presenti qui dentro. Anche quest'anno, come tutti gli anni, facciamo anche la premiazione finale, no? L'estrazione dei tre fortunati che vinceranno dei bellissimi premi. Per raggiungere la premiazione, per essere estratti, bisogna avere quattro bollini che potete ricevere seguendo gli speech nelle varie sale. Quest'anno però abbiamo fatto un qualcosa in più, nel senso che potete partecipare anche avendo tre bollini, quindi seguendo soltanto tre speech eventualmente, perché un bollino magari cercheremo di darvelo noi. In che maniera? In una maniera simpatica, perché adesso ci sarà un ospite che vi presenterò. Quest'ospite durante la sua esibizione parlerà, dirà delle cose
e introdurrà due parole particolari che voi dovete captare, intercettare, e nel momento in cui l'avete intercettate le scrivete dietro al vostro badge che avete preso in accredito. A fine della giornata, quando ci sarà l'estrazione, se siete estratti e le parole sono corrette, vi si aggiunge un bollino a quelli che avete già acquisito durante gli speech. Quindi anche chi raggiunge soltanto 3 bollini potrebbe avere la possibilità di estrazione, perché il quarto lo potrebbe guadagnare direttamente la sera. Quindi io non vi rubo, diciamo, altro tempo e vi vado a presentare un ospite di fama internazionale che col suo ultimo singolo ha scalato tutte le classifiche di tutte le note piattaforme streaming. Vi presento che col suo nuovo singolo il cantautore Gigi Marzuocco. Prego. Buongiorno, benvenuto Gigi, come stai? Benvenuto a tutta quanta la bella gente che si trova qua questa sera. Io sono Gigi Marzuocco, sono cantante melodico. Neo melodico? No, perché no? Melodico. Solo melodico. Il neo l'abbiamo tolto, è un dermatologo, mi ha tolto tanto tempo. Quindi solo melodico? Solo melodico. E canto in mille occasioni, canto a riunioni condominio, estrema unzione, canto a tutte le anniversarie, e comunione, e cresima, per questo sempre a disposizione per la canzone napoletana che ha conquistato il mondo e continua a conquistarla sempre. Bene, grazie. Bene. E canterò per voi una canzone che è il mio repertorio, dal titolo Chella, con voto Maria la vado a Matella. Bene, allora Gigi Marzuocco. Grazie. Me la che villa gama vada e come di nilla giama vinte che e come papà la vana ginda se studio papà cavalle d'indadina e come va di la gama bandolì e la rischio papà di ti e rischio papà di là ma va come va di là che della papà. Ehi! Hey, un applauso a bella gente qua! Che dinghe va di la mamma di Nadia e come va di la mamma di Nadia e pensa che poma valle di grazie, testo profondo, eh? Grazie a voi. Testo profondo, comprensibile soprattutto. E managgia io, però. No, io devo fare l'intervista. Managgia io. No, devo fare l'intervista, abbiamo allora, messo... Io sono stato a Benedetto da Fiorello. Una mattina mi ha incontrato per strada e mi ha benedetto proprio lui personalmente. E quindi la tua carriera... Ci tenevo a dire per la mia famiglia e per tutto quanto la gente che sta. La tua carriera parte da Fiorello? Parte da tutto, no, parte che io sono nato a Napoli tanti anni fa e il mattino di Napoli è scritto è nato in un'anella canterina, perché in luogo del Baggito cantava. Già cantavo quando ero nell'anella. E là facciamo un'intervista che dobbiamo capire Menaggia questo testo io. Profondo che... Menaggia io. Dove devi andare? A 50 euro, menaggia io. Come 50 euro? Adesso? A 50 euro. Vuoi a 50 euro adesso? Dopo? Menaggia io però, io devo andare a cantare da un'altra parte. C'è il triathlon qua fuori. A 50 euro, a 50 euro. Grazie. Posto. Arrivederci, grazie. Gigi, grazie. Grazie a voi. Grazie, Gigi. Abbiamo un po' spezzato, no, per dare un po' di allegria di questa giornata. Adesso ritorniamo seri. E quindi partono ufficialmente i lavori. Io adesso introduco il nostro presidente dell'Istituto di Project Management, l'ingegner Graziano Trasarti, che farà
due parole insomma sull'evento e sull'istituto. Allora, buongiorno, bentrovati. Dopo questa esibizione internazionale non è facile chiaramente inserirsi. Allora, abbiamo cambiato un pochettino l'inizio e per renderlo un po' più diciamo, leggero, ma adesso cominciamo i lavori. E la solita nostra conferenza, l'evento più importante dell'Istituto, è, come vedete, non è soltanto un'occasione per stare insieme, ma anche è un'occasione, secondo me, quest'anno per capire quale potrebbe essere il futuro del project management. Perché? Perché chiaramente le tecnologie, l'impatto che queste tecnologie possono avere, avranno sui processi, sulla disciplina, è sicuramente un qualcosa che cambierà il nostro project management. Quindi l'obiettivo di questo evento è proprio capire quali potrebbero essere gli sviluppi. Chiaramente l'intelligenza artificiale la farà da padrone, come in questo momento è sicuramente il contesto, l'argomento più diciamo, ascoltato e di cui si parla in continuazione, da capire effettivamente come ha cambiato, cambierà, quali sono gli impatti che avrà sul nostro lavoro. È anche vero che questo metterà poi in evidenza, per la figura del project manager, ma anche insomma, di tutti i membri dei team di progetto, quale potrebbe essere un miglioramento, un cambiamento delle competenze che ogni persona deve avere, perché chiaramente avere degli strumenti permettono poi di poter dedicare la propria attività magari ad aspetti più relativi ai soft skill, agli aspetti comportamentali, alla gestione delle persone che poi, che se ne dica, sono il motore dei progetti. E quindi questo è sicuramente un aspetto. Noi come istituto sicuramente ci attiveremo, anzi siamo già partiti su questi argomenti, probabilmente con il prossimo anno partiremo con un centro di competenza che analizzi e studi questi nuovi fenomeni, diciamo così, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, insomma di tutti questi nuovi diciamo, aspetti che possono impattare sulla nostra disciplina. E dopodiché quest'anno devo, come al solito è obbligatorio, ringraziare tutto il team che soprattutto estremamente giovane che ha organizzato tutto questo evento. Come potete immaginare c'è un anno di lavoro dietro all'organizzazione di questa 13ª edizione, e quindi io ringrazio tutto il team a partire dal PM Emanuele. Ringrazio gli sponsor che quest'anno, come avete visto, sono molti di più e hanno fiducia nell'evento. Abbiamo anche questa novità dei micro stand che non era stato mai diciamo, utilizzato come format nel nostro evento. E poi ringrazio tutti i soci, perché poi alla fine poter creare un evento di questo genere è anche grazie a tutti i 4.500 soci del 2024 e a tutte le persone che chiaramente poi aderiscono alle nostre certificazioni, che ci danno insomma, le risorse economiche per poter gestire un evento di questo genere. Saluto anche i tanti non soci, perché abbiamo visto che le persone che si iscrivono, quest'anno abbiamo avuto più di 1.500 iscrizioni, un due terzi sono non soci, quindi significa che in qualche maniera come istituto siamo conosciuti e chiaramente invitiamo questi non soci a darci un aiuto, perché poi come vedete noi il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura, e lo facciamo in questa maniera, organizzando eventi, quindi più risorse abbiamo da un punto di vista
diciamo, economico, e più riusciamo a fornirvi eventi di questo genere. Quest'anno abbiamo avuto anche un evento, un nuovo format, non so, molti di voi probabilmente l'avranno seguito, si chiama PM Explore. Sono stati 5 eventi distribuiti su tutto il territorio italiano per andare incontro ai nostri soci, che ormai sono effettivamente distribuiti su tutta Italia, quindi è giusto che l'Istituto faccia uno sforzo per andare a farsi conoscere anche sul territorio. Non rubo spazio perché come al solito siamo. Solo un'ultima cosa. Quest'anno, nel 2024, è l'ultimo anno del triennio, diciamo, istituzionale. Come sapete, le cariche istituzionali durano 3 anni, questo è il mio terzo mandato, diciamo, d'esperienza sul PM Expo come presidente. Colgo l'occasione a questo punto per ringraziare tutti quelli che in questi 3 anni, chiaramente consiglio direttivo, tutti i volontari, hanno dato il loro contributo a questa avventura fondamentalmente. E poi, insomma, il prossimo anno vedremo, faccio gli auguri a chi sarà, diciamo, chi saranno le cariche istituzionali del prossimo anno per incrementare e far sì che l'Istituto sia sempre più importante e possa portare sempre di più il messaggio del project management. Quindi grazie a tutti della partecipazione, vi auguro sicuramente una giornata che sarà intensa, veramente abbiamo tantissimi relatori e sono tutti estremamente competenti e interessanti, ci porteranno la loro visione, la loro esperienza, vi ricordo che tutto è registrato, quindi poi se qualche evento non riuscite a seguirlo, perché chiaramente magari è in contemporanea con altri, avrete poi modo di poterlo vedere anche successivamente. Quindi di nuovo grazie e vi auguro un buon PM Expo. Grazie della partecipazione.